Medicina estetica sono tutti dei trattamenti che riguardano sia il viso che il corpo mini-invasivi, quindi non parliamo di chirurgia plastica, ma sono dei trattamenti dove noi possiamo andare a migliorare alcuni anestetismi o trattare anche delle patologie in maniera mini-invasiva, quindi non chirurgica. Attraverso medicina estetica noi possiamo prevenire anche alcune patologie o anche rallentare, diciamo, il processo naturale di invecchiamento, come per esempio può essere prevenzione di comparsa delle macchie solari o mantenere la nostra pelle sempre più idratata e migliorare il tono della cute attraverso la biorivitalizzazione. Allora, possiamo suddividerli, diciamo, in base all'età. Nell'età più giovane vengono ragazzi o ragazze con problematiche come per esempio acne oppure cicatrici post-acne che possiamo andare a trattare. In età più avanzata spesso arrivano i pazienti e dicono: dottoressa, mi è caduto tutto il viso. Tranquilli che possiamo andare a rimediare. C'è una varietà di trattamenti, bisogna sempre però fare bene, la visita e l'anamnesi e vediamo insieme qual è il trattamento più adatto a te. Dopo un trattamento estetico bisogna sentire il medico che vi sta curando perché sicuramente vi darà le precauzioni da seguire se ci sono eventualmente e come co comportarvi con la skincare a domicilio. Vi consiglio sempre di affidarvi a un medico specializzato in questo ambito perché è molto importante di sapere bene l'anatomia, scegliere giusto i prodotti che devono essere utilizzati per fare bene il lavoro e avere il risultato più naturale possibile.